Sera che vi parla è Croce Attarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro e eh, questa sera saremo insieme per parlare di storia, di identità, di, di, di fatti veramente importanti che sono poco trattati e poco conosciuti, ma, ma hanno segnato veramente non soltanto la storia del Regno di Napoli, del Regno di Sicilia, ma la storia in generale. E oggi, nel 10 di marzo, eh, eh, abbiamo, abbiamo voluto fare questa trasmissione prudenzialmente in questa data. Il motivo lo capirete dopo il, eh, il video seguente. E ho trovato un, un, un anziano a sella di corno mi ha detto guarda tu se non sapeva che cosa era la roba antica tagli ha detto piano, e ti parla con un certo Pietro Narducci Pietro Narducci l'ho invitato e mi ha detto vieni 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 lo seguo vieni vieni prendi <ride> gli occhiali Alla, non desiderati gira qua Beh, allora lui, poi ho scoperto dopo no, che lui si diletta a raccogliere storielle, storie, tutto quanto, ha scritto eh, poesie, ritornelli, di tutto. Ha eh. fatto due libri, uno più bello dell'altro. E, e Piero Narducci, praticamente, gli ho detto: Senti qua, mi dicono che tu sei abbastanza preparato sulle cose antiche delle nostre zone, ma per caso, fusti dal diciamo, dialetto, forse eserciterebbe una satira che parla degli francesi. Alla una cosa di questa. Questa fu una sagra, sapete, e non è stata scritta dove? È stata scritta quando sono successe le cose, perché è stata riportata da un libro di quegli anni. Quindi tempo quasi reale, impresa diretta con la storia da allora. Lo ha fatto cibi, sì, la ricordo, io da un bambino, guarda lì, lo sentito. E me l'ha detta così La poesia non ha un. anzi, buonasera a tutti. Scusate. La poesia non ha un titolo, è una cosa detta così. Incomincia. Quando fu all'Ambredatura, occhio e passo all'Ammalora. Quando fu a Montafigliano, se ne piano piano. Quando fu alla Colonnella, gli pigliò la tremavella. Quando fu a Rocca e Corno, circondati intorno a intorno. Quando furono agli erutti, gli erano fatti quasi tutti. Quando fu uno ogni montagna faceva da quando fu aglio borghetto gli buttarono l'olio fritto, e <ride> messero il condimento. <ride> Bene, avete visto, torniamo nel, nei moti carbonari del 1820-1821, perché? Perché andremo, ritorneremo nel Cicolano, ritorneremo nel Reatino, per parlare eh, della battaglia che è avvenuta ad Antrodoco tra il, 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 il 7-8-9 di... Uh, di, di marzo e quindi oggi siamo al 10 del 1821 e perché? E perché è un segno, una data importante anche per, per quello che è accaduto successivamente nel Regno di Napoli e che è diventato Regno delle Due Sicilie e ne parliamo con un carissimo amico che ci è venuto a trovare che conosce molto bene quei fatti che sono poco trattati ma come vedremo, sono di fondamentale importanza. E con chi parliamo? Parliamo col caro amico Luciano Bonvente. Ciao Luciano, come stai? Ciao Claudio, buonasera a te, e grazie per l'invito e un saluto a tutti gli amici dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro. Eh, ho detto bene che è un argomento importante, ma poco trattato, mi sbaglio? Sì, no, beh, poco trattato, specie ultimamente, a suo tempo nella storiografia, insomma. È stato anche trattato certo ehm, rispetto alle altre, agli altri modi risorgimentali dato che il problema è che non è protagonista in questo caso il regno di Sardegna e per questo forse che non è stato così ben trattato eh, Luciano facciamo una cosa però siccome Antrotoco è, prota è protagonista di parecchi fatti importanti storici due minuti tre minuti alla, al precedente al precedente fatto del 1799, e sì. poi visto che abbiamo, abbiamo voluto rimandare eh, quella poesia di quel eh, di quel giovanotto che ci ha presentato Pasquale di Prospero, che non ci azzecca niente con il 1821, però, siccome è una testimonianza bellissima di quell'anziano e che alla fine fa, fa, fa capire come la tradizione popolare molte volte conta più di cento libri di storia, come ripeto. Sempre. Vogliamo un attimo soltanto tre minuti parlare dei fatti del 1799 e poi spieghiamo che cosa è accaduto nel 1821, passando per, per, la, per il 1820 sì. perché è molto importante. Sì, no, eh, hai fatto bene a partire dal 1799, perché innanzitutto per eh, un motivo geografico, allora, gli scrittori del Settecento e dell'Ottocento erano soliti definire le montagne di Antrodoco che all'epoca erano in Abruzzo nella provincia di Abruzzo ulteriore II come le porte del regno o anche come gole insuperabili perché appunto erano collegate all'ingresso del, del regno di Napoli e poi che diventerà il regno delle due Sicilie scusami Luciano erano confinanti con lo Stato papalino con lo Stato, popolino, con lo stato ma... pontificio con lo sì, Stato però, pontificio il con le Marche e con ad, est, a, ad, ovest. ad ovest erano confinanti, a, a, nord, a, beh, a ovest e a nord ovest delle, delle, eh. del, del Regno di Napoli. Insomma, se ci troviamo nella parte nord-occidentale del Regno di Napoli. In questo caso, no, per far capire la zona sì, con, eh, con lo stato pontificio. Attualmente ricadente in provincia di Rieti, eh, nei pressi appunto del, del capoluogo di provincia di, di Rieti, attuale che è Rieti e quindi eh, le gole di Antrodogo sono eh, appunto eh, da un punto di vista strategico militare furono individuate sempre eh, da, come un, un luogo dove era facile difendersi, eh, difendersi con, con un esercito non troppo numeroso in quanto ci troviamo in una valle incassata tra una delle più belle gole dell'Appennino e, e questo rappresenta un po' un genius loci di Antrodogo proprio del paese. Diciamo, diciamo un palcoscenico ideale per la guerriglia, no? Per la guerriglia e anche proprio per sbarrare l'ingresso a eventuali eserciti invasori che, tra l'altro, percorrevano quella strada per arrivare il più velocemente possibile all'Aquila, che, che, che allora era appunto il capoluogo della provincia e, e una cittadina molto importante. E quindi, eh, eh, infatti, non a caso. Eh, Antrodogo è stato il teatro di due eventi storici eh, molto importanti, il primo quello che hai ricordato adesso, il 2 maggio 1799 le masse insorgenti legittimiste tra cui anche 400 antrodogani eh, scacciarono le truppe francesi eh, della rivoluzione dal regno e con eh, le, le truppe erano in ritirata da, dall'Aquila e, e i, i, diciamo i legittimisti eh, gli insorgenti all'epoca nel 1799 ricordiamo che pressoché l'intero Abruzzo si insorse contro i francesi aspettò le truppe francesi al passaggio appunto in queste porte del regno, in queste gole insuperabili e, 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 e ne uccise gran parte e, episodio che è ricordato come abbiamo detto pure in un, in un altro incontro anche di molto valore anche da storici risorgimentali come eh, Niccolò Rodoligo e da altri. Poi a distanza di 22 anni, quindi, diciamo, eh, è di nuovo teatro di un altro evento storico, quando i napoletani eh, si oppongono o cercano di opporsi all'avanzata dell'esercito austriaco inviato dalla Santa Alleanza allora una, una prima riflessione è questa cosa unisce questi avvenimenti e cosa li divide allora li unisce la circostanza che in entrambe le occasioni in qualche modo c'è cioè un esercito napoletano, cioè dei napoletani dei, eh, dei napoletani abruzzesi nel caso del 1799 ma comunque della nazione napoletana che si oppongono al nemico, in, al nemico invasore li divide le diciamo motivazioni na, diciamo, diciamo napoletani Napolitani si sì, sì, rivede le, le, sì, le motivazioni che animarono i combattenti, quindi abbiamo un'identica modalità con due idealità diverse. E, e da, perché? Perché nel 1799 si combatteva per il binomio trone e altare, quindi eh, è contro la rivoluzione francese. Viceversa nel 1821. L'idealità che eh, si opponeva agli austriaci era quella della, di un regime di libertà costituzionali, frutto della, mh, insomma, della, del, dello, dello svilupparsi della carboneria eh, nei primi anni della restaurazione. Per questo motivo, anche eh, sono battaglie importanti perché gli scontri che si svolsero ad altro diventano in pratica il lucido riflesso della guerra civile ideologica che ha attraversato tutta la storia nazionale ed anche quella europea lungo il XIX secolo e che appunto ha visto su campi contrapposti chi da una parte credeva nel binomio tra un altare e quindi nel legittimismo e dall'altra chi credeva in un regime di libertà costituzionali e, e quindi insomma antrodogo può assurgere davvero al rango di un luogo della memoria insostituibile per eh, per l'italia per e anche, anche per il regno c'è un fattore però che accomuna le due battaglie, perché eh, i pro, uno dei protagonisti sia nel 1799 che nel 1821, in parte, furono le milizie territoriali che si formarono in ogni villaggio dell'allora abruzza Aquilano, grazie a una forma di reclutamento spontaneo, alla quale ogni famiglia partecipava con un uomo per combattere pro aris et focis. Allora, sia nel, 17, nel 1799 i francesi sono i capi famiglia abruzzesi eh, e allo stesso tempo nel 1821, oltre all'esercito regolare, erano in campo eh, moltissime milizie territoriali, in massima parte anche in questo caso abruzzesi. Questo è un elemento importante per una cosa che vedremo dopo. Quindi, quindi però aspetta Luciano, questa è una domanda che volevo farti prima, perché quando facemmo poi con il bellissimo convegno a Scuola Marsicana, eh, abbiamo anche trattato la questione che, mentre ci sta qualche storico, qualche storico forse prezzolato, che diceva invece che questi capofamiglia che erano costretti, erano fatti a sorteggio, non erano, eh, non erano volontari. Do, 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 dove sta la verità? No, allora, era una forma proprio di reclutamento spontaneo, dove le comunità si organizzavano autonomamente, io questo ehm, anche diciamo che va bene è chiaro che c'era stato l'appello nel 1799 del cardinale Ruffo. Però poi, dopo lui di persona, o comunque neanche i suoi missari furono mai in Abruzzo. E questo era. Dice, diciamo, eh, ma aspetta, in Abruzzo, successo molto prima del cardinale Ruffo. Perché già l'altro iniziò prima, prima tra inizi esatto, tra l'altro, iniziò qualche mese prima e quindi eh, il reclutamento avveniva proprio era su base comunitaria. Allora, che co cosa succedeva? All'epoca le, le famiglie si chiamavano fuochi, eh, le case si chiamavano fuochi, c'era questa espressione, la numerazione dei fuochi voleva dire il numero delle famiglie o delle case che eh, vi erano in un paese. Eh, ogni famiglia dove eh, ogni fuoco eh, si reclutava una persona per costituire queste eh, milizie territoriali. Era proprio una, la prima forma di reclutamento spontaneo per difendersi da eventuali minacce esterne e, e c'era sorteggio eh? cioè, al limite c'era in qualche caso ma questo avverrà dopo però come appunto nel 1860 la possibilità per le famiglie di notabili magari di pagare una somma e di esentarsi così da questa sorta di servizio militare ma nel 1799 eh, il regolamento fu praticamente di, di massa e avvenuto dal basso allora, io ho detto una volta che paradossalmente, ma nemmeno tanto paradossalmente, perché si vede che era la visione più consona alle masse popolari, eh, queste eh, milizie che venivano chiamate con un termine tecnico masse, eh, un termine militare proprio dell'epoca, masse, eh, praticamente incarnano l'ideale di nazione armata che sarà di Garibaldi e di Mazzini. Però da, con, chiaramente con una prospettiva ideologica del tutto infatti, diversa. Infatti, ma, infatti, Mazzini in un saggio eh, esaltò i Sanfetismo. Eh sì, certo, perché no, era una forma di Napoletana Perché non bisogna immaginare neanche persone giovani che andavano uh, nelle armi, qui le, diciamo, sarebbe da fare uno studio sull'età media dei massisti, ma comunque erano tutte persone che avevano perlomeno 30 anni. Ma io direi che l'età media era anche più alta, intorno ai 35. Ora, questo perché chiaramente. Dobbiamo è, considerare che per l'epoca era un'età matura. è certo, perché quasi tutti erano capi famiglia, quindi persone sposate con figli e eh, che lasciavano figli e quant'altro. Quindi, insomma, è, è per questo che ha una valenza eh, molto, molto importante, proprio eh, perché un profondo senso civico originario di appartenenza contraddistingue queste milizie. Che si sono create sia nel 1899 che nel 1821, e che poi scenderanno ancora in campo per difendere la corona borborica nel biennio 1860-61. Se come per esempio per quanto riguarda il Cicolano per il mio comune, io, eh, avendo un po' approfondito i nominativi, insomma, delle famiglie, e tutto si può eh, vedere benissimo come ovviamente c'è una generazione che combatte nel 99 un'altra che eh, si organizza nel 1821 e la terza che eh, combatte nel 1860 e 1861, quindi nonni, figli e nipoti praticamente di eh, comunità intere. E credo che questo, un po' sicuramente per tutto il Cicolano e credo anche per il resto d'Abruzzo e in parte anche... Eh, e questa è una caratteristica dell'Abruzzo dell dell'epoca, perché è stata l'unica, eh, specialmente dell'Abruzzo Aquilano. Perché è stata l'unica regione geografica del regno proprio perché era posta al confine ad essere coinvolta eh, in tutte e tre le occasioni in maniera così diretta. Beh sia anche, anche bisogna dire anche l'Abruzzo Adriatico, quello chietino. Sì, anche dall'altro lato, certo, perché scendevano pure dalla. dalla... però sì, nel però... 1821 quello chietino non viene coinvolto. No, no, soltanto più. adesso. Adesso, però, prima di arrivare a, ai fatti di Androco. Eh, Cerchiamo di inquadrarlo in un contesto storico partendo dal 1820 per far, far chiarezza ai sì. nostri spettatori. Perché ti ripeto, questo quest aspetto, questo, questo fatto qui effettivamente non è molto trattato. E mentre tu mi stai parlando, poi ti farò una domanda. Un paio di domande che sì. forse allora. dovranno drizzare i capelli. E allora è giusto che cominciamo dai fatti storici, cominciare dal sì. 1820. Quasi Bisognerebbe già partire dal congresso di Vienna, secondo esatto, me esatto. Sì, forse Se è meglio. Prima il contesto... congresso di Vienna eh, prego. Il contesto, il contesto internazionale in due parole. Allora, c'era stata la fine del, del, del periodo napoleonico con la sconfitta di Napoleone, il congresso di Vienna e inizia il periodo della restaurazione. Nasce la santa alleanza tra eh, appunto la Russia, l'Austria e eh, 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 praticamente eh, il, il regno di, di, delle due Sicilie Ferdinando eh, l'ex Ferdinando IV diventa Ferdinando I re delle due Sicilie e torna sul trono di Napoli torna sul trono di Napoli che praticamente è sotto la protezione austriaca questa eh, perché gli austriaci rimasero nel regno anche dopo insomma, il congresso di Vienna ma c'erano dei patti anche segreti che appunto eh, ponevano di fatto proprio sotto un protettorato austriaco eh, il regno delle due Sicilie. E nello stesso tempo, contemporaneamente... e, e mai si fecero amare gli austriaci in quel periodo dal, dai no, del regno. no, no, contemporaneamente, allora, dato che c'era stata l'esperienza murattiana. Eh, nasce e eh, anche un po' le idee della rivoluzione francese avevano cominciato a circolare si diffonde eh, per, eh, nel regno eh, la carboneria che era appunto questa, eh, sappiamo, una setta insomma segreta che aveva come ideale quello della costituzione della concessione di una costituzione da parte del re ed anche, eh, anche dell'unità nazionale italiana si diffonde, si comincia a diffondere nel 18, nei primi anni del 1810-1812, ma poi c'è una vera eh, boom eh, tra il 1815 e il 1820. Però, vero... adesso, devo, adesso, Luciano, devo dire una cosa che a molti non, non farà piacere, ma in realtà bisogna dirlo, perché noi, come, come sempre, ripetiamo sempre lo slogan, l'unica verità che possiamo concedere alla storia... Carità, che possiamo concedere la storia alla storia la verità, come, come dice Jacques cretinon Jolie i mecenati, un mecenario di Carboniera divisa, era divisa in tre, in tre diciamo correnti, di cui una era, aveva come mecenate Francesco I di Borbone. Francesco I di sì. Borbone aiutò, sponsorizzò e finanziò, cioè stava, era molto amico e simpatizzante di una delle tre correnti de Car Car carbonare. Quindi dietro la carboneria sì. c'erano anche i Borboni. Questo bisogna dirlo. Con mol... Forse perché politicamente aveva paura, doveva giocare su più tavoli sperando di, poter, eh, di, di non poter, di poter perdere il regno. Forse perché i Borboni avevano il pallino della Costituzione, che sapevano che prima o poi sarebbe dovuto arrivare, non lo sappiamo questo. Però, comunque c'era eh, una parte della carboneria. Era. <ride> Sì, no, ricerche. infatti, allora, infatti io credo che questo scopriamo che hai detto tu adesso è un po' la chiave per comprendere l'atteggiamento eh, che, bravo. da un certo punto di vista, può essere anche definito ambiguo, insomma, della, eh, o comunque che ha avuto certamente un'ambiguità. Perché la, a parte la concessione alla Costituzione, Francesco, il futuro Francesco I, che all'epoca era reggente, eh, fu per un periodo reggente del regno e capo dell'esercito, dell è. Eh, Diciamo che, eh, allora ricostruiamo prima la storia e poi arriviamo anche a Francesco. Dunque, eh, quindi viene concessa la costituzione da parte, no, scoppiano i modi eh, in Spagna, eh, i modi diciamo carbonari in Spagna, e eh, scoppiano i modi eh, in seguito anche nel, nel Regno delle Due Sicilie, in Campania, a Nola. E, e, e nel luglio del 1820 Ferdinando I concede la costituzione. Concede la costituzione e, e praticamente però si, sa, si capisce che di lì a qualche mese l'Austria sarebbe intervenuta. Ricordiamo che uno eh, all'epoca in Austria c'era la figura del che rappresenta che il massimo rappresentante dell'assolutismo che è Metternich e quindi si capisce. Che avrebbe mandato uh, avrebbe mandato un, un esercito per reprimere eh, i modi napoletani. E allo stesso tempo Ferdinando parte per eh, Lubiana per incontrare appunto, uh, incontrarsi con le potenze della Santa Alleanza. In questi mesi, Francesco, il futuro Francesco I e la moglie. Diciamo che sono tra uh, gli artefici della creazione di un clima di entusiasmo nazionale. Per questo, prima ho parlato di esercito napolitano, perché appunto addirittura la, la, la moglie di Francesco I uh, cuciva le bandiere, eh, e quindi tutti e si crea un entusiasmo tale ehm, è un, uh, che anche il reclutamento del, appunto, delle masse entusiasmo popolari per in maniera... entusiasmo per che cosa? per la carboneria, per la costruzione? no, per... no entusiasmo perché per, per, perché per difendere il regno dall da quello che comunque in un, al di là della questione ideologica in una prima fase fu, fu avvertito come invasore come un esercito invasore che stava arrivando nel regno parliamo degli questo, austriaci che erano gli austriaci questo è l'entusiasmo che si creò e sempre con non mettendo assolutamente in, in discussione però la, la la corona borbonica cioè no questo no, è, o il trono, il trono dei borboni non era questo cioè si era creato un equilibrio tra la concessione delle, della costituzione infatti si sperava eh, chiaramente che Ferdinando a Ljubljana in qualche modo eh, evitasse l'intervento austriaco oppure comunque si schierasse e continuasse a, a difendere eh, la Costituzione, la concessione della Costituzione. Però questo va detto perché ecco il motivo per cui si crea un, eh, un esercito. Guglielmo Pepe, appunto perché si aspettava un'invasione, che era l'ispettore generale delle milizie, eh, delle milizie, nel dicembre del 1820 eh, viene in sopralluogo nella provincia dell'Aquila. E come ho detto, il regolamento delle masse popolari ci fu sull'onda di, que di questo entusiasmo e fu anche, per usare un termine moderno, sponsorizzato da Francesco I. Eh, però questo. dimmi una cosa, Lucia: eh, se nel, nel 99 per la croce e la corona, il motto del 21 qual è stato? Del 20, perché qua inizia il 20, qual è stato? La Costituzione. È stato il motto del 20 è stato senz'altro la costituzione. E le masse, però... le masse si sentono vicine al, al nuovo vento costituzionale in Abruzzo da te nel Cicolano. Oppure combatte, pensavano solo di, di No E qui, è, 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 è qui che suc, accade che succede una nuova forbice, nel senso che. Eh, i capi delle masse, alcuni dei capi delle masse, che erano delle, appartenenti in buona parte alle stesse famiglie che avevano capeggiato l'insorgenza del 1799, erano a favore della Costituzione perché avevano avuto già contatti con la carboneria se non erano carbonari loro stessi. Eh, viceversa, le, 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 i citi, eh, i piccoli proprietari terrieri, i citi un pochettino più umili, no. Questo è, è anche a un resto della parte della classe dirigente, l'aristocrazia, e, e anche insomma, la classe dirigente si, si, si divise in questo. Infatti, per questo il 1821 meriterebbe un approfondimento storiografico eh, maggiore perché è veramente è stata una data spartiacque. Perché poi che succede? Ferdinando I torna da Lubiana e si trovano realtà... veramente le famiglie, quello che non era successo nel 99. Esatto. E quindi torna da Ljubljana e eh, con un proclama del febbraio del 1821 invita eh, le popolazioni del Regno a non guardare gli austriaci come invasori. E quindi è praticamente eh, si, chiaramente si dichiara alla, favorevole alla, alla revoca della Costituzione ed è questo l'episodio che fa cambiare tutto. E fa capire anche l'atteggiamento e quali fossero i sentimenti Ma perché forse delle gli austriaci gli Austria avevano detto: Guarda, che ci sono state c'è stato un trattato di pace perché abbiamo concesso questo, e tu sì, poi, guarda, hai io se vuoi però, in sintesi, leggiamo un passo perché è molto importante. Di quello che disse Metternich a Lubiana, Metternich a Lubiana disse proprio eh, in maniera molto chiara che eh, appunto bisogna opporsi in tutte le forme alla Costituzione e poi il principio che i monarchi devono opporre a questo piano di distruzione universale, che era quello della carboneria, secondo lui, è quello della conservazione di ogni cosa legalmente esistente. Il solo mezzo di giungere a questo scopo potrà essere quello di non fare innovazioni. Questo è diciamo un manifesto dell'assolutismo e della restaurazione. Proprio eh, di quegli anni è quello che praticamente eh, ed è la strada che eh, forse anche dentennando, forse anche in parte, bisognerebbe vedere se in maniera convinta oppure no al 100% anche Ferdinando I sposò perché di fatto, anche se non aveva forse scelta perché comunque. Per difendere il regno perché, comunque, gli austriaci l'esercito austriaco era sicuramente più forte anche da un punto di vista militare di quello napoletano. Sì, una cosa che volevo dire: sì, ma poi stavamo, tut, tutta l'Europa era alla bancarotta dopo i fatti, di, eh, dopo le guerre napoleoniche. Perché noi qua ci ricordiamo sempre nel post-seconda guerra mondiale, ma dimentichiamo che dopo le guerre napoleoniche, l'Europa stava proprio in maniera alla cana del gas, ci furono sì. devastate fu letteralmente sì. devastata dalle guerre napoleoniche. Però li un attimo perché poi dopo andiamo proprio allo specifico della guerra. Allora, i fatti sì. di Nola vengono il primo e il 2 luglio del, del, del 20. Sì. Vengono dopo il ritorno di Ferdinando I da Ljubljana. No, no, Ljubljana torna eh, dopo la... No, Ferdinando I va. Va nel, a fine autunno del 1820 va a Ljubljana e, e allora perché, perché hanno um, soffocato la rivolta del, del 20 a Nola no, non l'hanno soffocata la rivolta del 20 la rivolta del 20 eh, arrivano fino a Napoli i Carbonari e, eh. e appunto qualche giorno dopo Ferdinando I concede la Costituzione e poi qualche anno dopo verranno condannati a morte chiaramente dopo la restaurazione austriaca ah, ecco eh, verranno no, quello, condannati a su, su, sul passaggio di quelle date di quei, degli avvenimenti sono un po' lacunoso però mi interessa quindi allora c'è stato che la carboneria eh, quindi dopo la resta, dopo, diciamo l'abolizione della, della costituzione che aveva dato quindi al turno di Lubiana vengono condannati eh, i famosi I Carbonari di... che erano stati protagonisti dell'insurrezione dell del 20 annola. Prente, allora, che succede? Che eh, l'esercito austriaco avanza sul regno, il generale Pepe con parte dell'esercito regolare e tutte le masse abruzzesi, anche quelle dell'Irpinia, eh, si sistema tra Antrodog e Rieti per difendere il regno era... Quello dopo che era rientrato Ferdinando I, però. Contemporaneamente Ferdinando I rientra mentre l'esercito sta lì e il, a fine febbraio fa un programma in cui fino a fine febbraio tutti pensavano che Ferdinando I eh, o perlomeno speravano che Ferdinando I avesse difeso la, la Costituzione e, e, e che e, si opponesse agli austriaci, ecco, compreso il figlio. Perché, come ripeto, il figlio e, e la moglie appoggiarono di fatto, la, la insomma, erano la a favore dell'esercito del, de, dell napoletano che si era creato all'epoca e, come hai detto tu, probabilmente perché avevano simpatie carbonare eh. e, no, Non lo dico io, cioè, è la storia, cioè eh. erano tre correnti: della, erano tre correnti dalla carboneria, anche perché poi, eh, c'era sempre il timore per i, per i Borbone, di, 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 di poter rivedere Gioacchine Murat quindi, lo, questo bisogna dirlo, a Luciano, perché, se no, siamo, non, facciamo un, non facciamo un buon servizio alla verità, sì. Sì, no, poi, ma infatti, è stata come ripetiamo, è stata una data spartiacque, dove praticamente facciamo conto che tutti quelli che erano del regno erano uniti in un primo momento contro gli austriaci. Poi c'è stata una separazione. Ecco, per. Spiegarsi in maniera forse più, eh, in più in maniera più semplice possibile, questo è quello che è avvenuto in quei mesi, nel biennio 1820-21. Poi certo c'era chi aveva chi era coinvolto nella carboneria, chi non era coinvolto nella carboneria, chi eh, insomma era assurdista, però c'è stato un momento di unione c'è stato. Un momento di unione c'è stato. Poteva... Comunque, per, per andare avanti, poi che succede? il generale Pepe si oppone agli austriaci, il 7 marzo c'è la, la battaglia di Rieti, eh, c'è un primo scontro a Rieti dove eh, la, le, le truppe napoletane eh, perdono e, eh, e poi c'è un ulteriore scontro due giorni dopo ad Altrodogo che a poca distanza da Rieti e, e, e si oppongono diciamo eh, fino a morire insomma apparentemente eh, i difenso, gli ultimi difensori che erano rimasti in campo un, un altro particolare che fa capire di questo clima da una parte di unione da una parte di divisione parliamo che di nasce Guglielmo, del... Pepe, eh, parliamo, meglio, Guglielmo Pepe bisogna sì, specificare è che il capo di stato maggiore di Guglielmo Pepe nelle battaglie di Riedi e di Antrodogo e in tutta la campagna era, è stato il marchese Francesco Saverio del Carretto il capo di stato maggiore presente sui luoghi della battaglia e che eh, ha organizzato pure, da un punto di vista eh, logistico, tutto quanto l'esercito. Francesco Saverio del Carretto, come sappiamo, negli anni seguenti sarà uno dei principali paladini del trono borbonico, ministro della polizia per decenni, per eh, perlomeno per un, circa vent'anni. E che, eh, e che ha soffocato diverse rivolte poi in modi insurrezionali mazziniani nel 1831, nel 1833 e altri ancora e Francesco Saverio del Carretto era appunto come ripeto il capo di stato maggiore quindi questo fa capire che in prima parte ecco per cercare di esprimermi meglio c'è stato l'appoggio borbonico a, ai modi del 1821 anche da parte della corona poi il cambiamento è stato proprio il viaggio di Lubiana. Probabilmente, appunto, come abbiamo detto, Ferdinando ha capito che non era possibile eh, salvare, insomma, fare, avere una politica diversa se non quella assolutista, se non eh, di rimanere nell'alveo della Santa Alleanza. E eh, fa questo proclama di febbraio, ora mi sembra il 25 febbraio, che, infatti, viene diffuso dalle truppe schierate che stavano lì in Abruzzo. E lì cambia l'atteggiamento, sia di, anche chiaramente in primis anche di Derek Carretto, sicuramente, ma delle masse eh, popolari che eh, erano, erano con il generale Pepe e continuano a combattere solo i carbonari più convinti, quindi il generale Guglielmo quindi, Pepe. Ma, ma se era tornato da Lubiana con gli austriaci, avevano costretto, convinto, o oh, costretto, convinto, poi ci cioè, facciamo una riflessione personale dopo. Ferdinando prima a tornare sui suoi passi su per quanto riguarda la Costituzione perché poi gli austriaci scesero per, per invadere il regno? Beh perché loro perché dovevano comunque eh, appunto ho letto prima il passo di Petternich che agirono con molta eh, sì. energia eh, e ho capito senza... ma, cioè, non, ma non gli bastava più la parola di Ferdinando, non si fidavano più no no non si fidavano più consideriamo che nel regno rimasero fino adesso vado a memoria se non sbaglio fino al 1827 ci furono truppe di sì, occupazione no, o Ferdinando II. Che poi rimandò via. Eh, la... eh, quindi, 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 per altri anni, continuarono a presidiare il regno. Per cui era sotto tutela. Ferdinando era di fatto in questa fase, a parte che cominciava a essere anziano, poi, nel 1825, come sappiamo, morì. Ma in ogni caso, era sotto tutela. E poi bisogna vedere, eh, proprio in, eh, per questo, che andrebbe studiato ancora, perché poi la storia sempre non ehm, Guarda, approfondimenti. non, 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 non mai... dimentichiamo il passaggio della Costituzione in Sicilia eh, del 1812, eh, poi... credo eh sì quella era precedente poi in questo periodo ci sono pure i modi in Sicilia che vengono repressi da, da, anche dai carbonari stessi perché lì si tratta di un altro argomento l'indipendentismo siciliano rispetto sì, a sì, sì. Napoli e... Sì, sì. Eh, no ma quello che stavo dicendo è che poi bisogna vedere quello che gli austriaci pensavano di Francesco I eh, perché se si fidavano non solo di Ferdinando I ma di Francesco I se si fidavano in toto che, e quindi bisognerebbe anche lì studiare meglio la figura di Francesco I che questo sì in effetti è stata poco studiata rispetto agli altri anche perché ha regnato solo cinque anni ma comunque eh sì solo cinque anni però adesso comincio a capire perché forse e, e quindi e, ecco che cosa è questo però che significa che quando poi c'è stato il programma di Re Ferdinando, le masse che erano comunque fedeli alla, a lui e al trono borbonico tornano a casa. Lì non, non è, molti parlano di tradimento del carretto ha tradito, quell'altro ha tradito, que, no, semplicemente lì è stato per, per come la vedo io il fatto che nel momento in cui si è ricevuto il programma del re che ha detto tornate a casa l'esercito le le, le le, è tornato a casa e gli ha obbedito di fatto e anche se ha ritirato eh, l'esercito regolare eh, non, è, non è che si è sbandato l'esercito regolare come magari si, si dice chi e sono semplicemente tornati a casa perché erano le masse in gli insorgenti erano a poca distanza dalle proprie abitazioni cioè nel giro di una notte sono tornati a casa o due e mentre invece l'esercito regolare semplicemente non ha continuato a combattere tranne come sì, ripeto ma... i carbonari più motivati e più convinti che, ah beh, che tra eh, cui sono... era Guglielmo Pepe che era quello più eh, Giani Pepe e poi anche un'altra figura di soldato italiano napoletano possiamo dire che è veramente è stato adesso al di là delle posizioni ideologiche carbonaro il generale Giovanni Russo che si è avuto veramente un atteggiamento eroico che è appunto quello che ha combattuto ad Antrotoco contro gli austriaci e, 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 fino eh, alla fine insomma. Parliamo un po' dello specifico della battaglia così parliamo pure un po' dei de personaggi in questi tre giorni come si è svolta e sì appunto l'esercito era lì al confine eh, Del Carretto proponeva al generale Pepe eh, di eh, assumere una tattica temporeggiatrice facendo appunto eh, leva sulle masse popolari eh, con una tattica di guerriglia, insomma, quindi di aspettare l'esercito austriaco e poi scatenare la guerriglia sulle montagne abruzzesi. Questo era proprio quello che eh, diceva Del Carretto, se però il generale Pepe invece come scrisse poi nelle sue memorie, che è stato un po' il Garibaldi del, del Regno delle Due Sicilie, e, e attaccò, in pratica eh, prese l'iniziativa e attaccò a Riedi, nel, sulle alture che circondano Riedi, attaccò le forze austriache, con chiaramente un attacco insomma, un po' spregiudicato. Tra l'altro il generale Pepe si proponeva di portare eh, di compiere proprio una spedizione per l'unità d'Italia eh, già nel 1820-21 cioè di fare appunto il Garibaldi partendo da sud perché lo scrisse proprio nelle sue memorie che pubblicò fu, fu, la, prima volta, uh, fu la prima volta che si cominciò a parlare di unità d'Italia perché prima non se ne parlava fino a quel momento non se ne era mai parlato Sì, beh bisognerebbe vedere in questo caso pure anche qui come forse abbiamo detto un'altra volta eh, le motivazioni del, della spedizione di Ferdinando del 1798 comunque vabbè un altro argomento e, forse e lo quindi... trovate perché sto rileggendo il sono avuto la foto che ti ho pure mandato uh, forse ti ho mandato non mi ricordo sono, oh, sto rileggendo la prima sto leggendo la prima edizione del cuoco ah sì eh, quello è molto eh. Dunque, è diversa dalla seconda lì eh, dice allora la le, le truppe combattono il 7 marzo del 1821 nei in dintorni di Rieti, contemporaneamente, come ripeto, si diffonde questo programma di Ferdinando, eh, le truppe napoletane, anche con, eh, con episodi di valore, eh, non, insomma, che combattono, eh, attaccano la cavalleria appunto, napoletana, comandata dal generale Russo, attacca le truppe austriache, eh, però, insomma, perdono l'esercito austriaco avanza anche perché era molto più numeroso insomma è sicuramente più organizzato da un punto di vista militare e, avanza e, le masse si tornano a casa come abbiamo detto l'esercito regolare eh, si, si ritira con un ordine alla fine buono però rimane un, alcune truppe che rimangono a presidiare Antrodoco che il 9 marzo avranno un ulteriore scontro con gli austriaci e, e soccombono e, e lì finisce in pratica la campagna perché poi nel, nel, nel 15 giorni dopo il 23 marzo gli austriaci entrano a Napoli quindi insomma a Napoli pacificamente eh, pacificamente sì, sono stati questi due scontri che sono stati diciamo poco più che scaramucce insomma sono state delle piccole battaglie ecco, piccole sì, perché battaglie. a questo punto se, se... Se l'esercito regolare si ritirò ebbe l'ordine di, di non combattere, vuol dire che le forze in campo erano in maniera spropositata maniera esageratamente sproporzionata. E poi, quindi, forse non, non ci fu nemmeno tanta vera battaglia no? come nel 99, no? Sì, no, cioè, nel, nel, nel 7 marzo a Rieni, nei torni di Rieti, hanno combattuto e sono stati caduti pure sia il 7 che il 9. Certamente. Eh, non, è, non è stata una battaglia proprio da un punto di vista militare, eh, diciamo. Eh, che poi la così. fine combattevano, alla fine hanno cotto l'ordine di ritiro quando è arrivato il giorno? Te lo ricordi? L'ordine di ritiro delle truppe napoletane in che giorno? Di, di, il programma di Ferdinando mi sembra il 25 febbraio, però ah, che successe? Molto e molti giorni non prima. ci credevano. Prego? E molti giorni prima. Molti, sì, beh, dieci giorni prima. Però non ci credevano. Questo è testimoniato da alcuni testimoni che erano presenti, diciamo in un primo in un primo momento non ci credettero. Tanto è vero che pure del carretto come poi è chiaro che magari eh, C'erano degli informatori, delle, insomma, eh, anche le trattative Beh, che ci furono con gli auspici. Bisogna, bisogna calarsi nell'epoca, eh. Eh, poi, poi bisogna pure vedere che da dato mi sembra possiamo guardare, ma da dato 25 febbraio, quindi bisogna vedere poi i tempi in cui Vabbè è arrivato. Stato, stato arrivato, diffuso e anche un po' proprio. Allora, eh, diciamo... allora ci siamo ci siamo. Eh. Effettivamente ci può mettere una settimana, dieci giorni per arrivare, non è che arriva così. eh e comunque ci sono delle date, però, c'è un episodio, per esempio, quando il generale russo russo che eh, Giovanni Russo si chiamava va a, a trattare con eh, gli austriaci e gli austriaci gli fanno vedere il proclama. E lui non ci crede, dice: No, questo è falso. <ride> e lui questo generale russo era un carbonaro convinto. Poi, eh, dopo fu imprigionato, condannato a morte, eh, eh, fuggì da Castel dell'Ovo a Napoli andò a combattere in Grecia a Corfu sempre per eh, insomma eh, in, in altri modi che ci furono durante l'ottocento per la Grecia con eh, Lord Byron eh, e altri però eh, in quell'occasione eh, disse proprio al, genera al, al generale Fremont che era il comandante del gruppo austriache che secondo lui non era vero era era falso il programma insomma del re, de, che gli fecero vedere quindi un, è, è anche comprensibile che non ci credettero un, un altro d, mh, fatto che fa capire quello che abbiamo detto fino adesso che è stato una, un momento importante di unione che diventa separazione dopo è, è che il segretario di Del Carretto il segretario del capo di Stato Maggiore di Del Carretto era Pier Silvestro Leopardi che dopo diventerà mazziniano, fece parte dei modi mazziniani e, e, e poi divenne il primo senatore della provincia dell'Aquila nel Regno d'Italia. Però qui c'è un altro episodio da ricordare, che praticamente eh, quando ci furono appunto i modi mazziniani in provincia dell'Aquila, del Carretto, che era amico di Leopardi eh, diciamo... Era più grande di età, gli voleva bene. Questo lo racconta Leopardi nelle sue memorie. E lo avvisò del fatto che stava per essere arrestato. E, e quindi Leopardi ebbe il tempo di, di fuggire e di, di fuggire dal regno. Insomma. e quindi eh, è un altro episodio che fa capire pure come poi le storie si incrociano. E che c'erano rapporti pure da una parte all'altra della de, de, de barricata, insomma, in quegli anni. Eh, si spaccarono le famiglie. Io eh. e, quindi, e quindi, ecco appunto: possiamo immaginare, appunto, il generale Guglielmo Pepe, comandante di questo esercito, capo di stato maggiore il marchese Carretto, suo segretario Pier Silvestro Leopardi, tanti altri personaggi che. E combatté con la sua truppa, ecco perché pure non ci fu battaglia perché erano pochi rispetto a... lui. disobbedì sì. agli ordini del Carretto a suo punto. Alcuni reggimenti combatterono, alcuni reggimenti combatterono quel giorno. Insomma, quelli, quelli comandati dal generale Russo, appunto, che sicuramente fu il più eh, attivo e il più combattivo di, di quelli presenti. Alcuni morirono. il generale Russo, con Guglielmo Pepe no. Prego, Russo fu arrestato. Guglielmo Pepe no, no, però pure lui fu condannato, insomma, poi se n'è andato. E una cosa possiamo bravo, dire, una nota di colore, poi... una nota di costume, diciamo anche letteraria sulla figura del generale Pepe, che è, è quella che su questa battaglia, sugli, o più in generale sui modi del 1820-21 scrisse un, po un poemetto satirico eh, Giacomo Leopardi. La Badra, i paralipomeni para della Gomachia, dove appunto eh, in una metafora eh, i topi erano i napoletani i granchi erano gli austriaci e, e appunto che si combattono e lui definisce mette a ognuno un nome definisce Miratondo il generale Pepe e scrive quando un guerriere chiamato il Miratondo a fuggirsi trovò per un'altura ed o fosse ardimento, ovvero che al mondo vinta dalla stanchezza e la paura, fermossi. E diciamo una, una piccola satira che gli fa Giacomo uh, Leopardi, che in questo uh, poemetto, ricordiamo, eh, mette a capo dei topi, appunto, Mangia Prosciutti, che sarebbe Ferdinando I, e ehm, a capo delle, delle, de, degli austriaci, eh, mette ehm, senza capo, che sarebbe Francesco I, imperatore d'Austria e poi eh, Camminatorto che sarebbe il principe Metternich e quindi ricostruisce da un punto di vista satirico eh, la, le vicende di quegli anni un'altra figura che è bene però ricordare adesso che ne stiamo parlando che è stata una delle protagoniste di quei momenti è stato perché eh, un intendente borbonico che praticamente che, che, eh, che si trovò dal... Che già si era unito agli austriaci prima della battaglia. Eh, si chiamava Federico Guarini, era, eh, apparteneva a una famiglia aristocratica pugliese, i duchi di Poggiardo, ed era un alto dirigente dell'amministrazione napoletana. Perché è bene ricordare questa figura? Perché è una figura che rappresenta la buona amministrazione borbonica. Infatti, dopo il congresso di Vienna, lui fu intendente all'Aquila. Dove acquistò aderenze e simpatia, specialmente per le molte opere di pubblica utilità da lui compiute. Infatti, in pochi anni egli restaurò il Teatro di San Salvatore e le strade intorno all'Aquila, il Collegio di Giovanette di Tagliacozzo e altri monti pecuniari e frumentari della provincia introdusse riforme nell'amministrazione dei luoghi B e perfezionò il liceo Sempre dell'Aquila. Contribuì a migliorare la strada sul piano delle 5 miglia, quella fuori le mura di Sulmona e è la strada che conduce da Sulmona all'Aquila e quella che conduce a Campo di Fossa. Aprì la strada consolare dall'Aquila a Città d'Ugale, che sarebbe poi quella che dovevano fare che hanno fatto gli austriaci, anche il generale Pepe, e quella del Piceno dall'Aquila a Monte reale. E anche quella che dall'Aquila porta a Bagna e poi la Marsica e non solo, e fece anche quella in quegli anni o comunque avviò che collegava la Marsica con la terra di lavoro poi fondò manifettura di cotonerie e seterie nei due conservatori della Misericordiella e dell'Annunziata dell'Aquila e ordinò l'Orfanotrofio in Sulmona e il Liceo nel Capoluogo. Intraprese per primo gli scavi sui ruderi di Alba Fucens eh, nei pressi di Avezzano, tra Magliana e Avezzano, e avviò diversi campi santi. Costruì infine la Sala Olimpica dell'Aquila eh, tra il 1819 e il 1820, che è un locale che era destinato alle pubbliche assemblee, agli spettacoli e all'Accademia dei Velati, questo intendente, dopo l'insurrezione carbonara, venne rimosso e, nell'inverno nell del 1821, eh, si congiunse con gli austriaci a Riedi che stabilirono il loro quartier generale nel palazzo Ricci, dove c'era il poeta retino Angelo Maria Ricci, che anche lui era eh, legittimista. E, e, e di là, eh, in qualche modo, si pose in contatto con, eh, dopo aver ricevuto direttive probabilmente da Ferdinando, eh, con eh, i fedeli eh, a, so, quelli che, eh, con quelli che sapeva più vicini ancora alla monarchia borbonica. Però ho voluto dire tutte le opere eh, di buona amministrazione che avviò in quegli anni, appunto come ulteriore esempio del fatto che, è un'altra eh, come è giusto dire che ci fu un momento di ambiguità dei Borboni in quel momento, o di incertezza, ecco se non di ambiguità, diciamo di incertezza sulla strada da, da, da percorrere, allo stesso tempo è una leggenda negra il fatto della cattiva amministrazione borbonica, perché, eh, come abbiamo visto, tutte le cose che, che ha fatto questo intendente durante la sua amministrazione dal. Dal, dalle strade, ai luoghi di cultura, agli orfanotrofi. Insomma, senz'altro sarebbe giusto ricordarlo come una figura di buon amministratore. insomma. L'amministrazione la, la, borbonica a nessuno può dirgli nulla. Noi oggi in Italia abbiamo quella piemontese. Italia, quella italiana oggi è quella piemontese, magari eh, ma avessimo avuto lo, tantissimi storici e soprattutto contemporanei dell'epoca non potevano che ammettere la, la, la grandezza e la bellezza dell'amministrazione dell eh, della macchina statale borbonica con tutti i difetti per carità guai che non ne avesse infatti lo stesso come aveva fatto D'Antonelli quando si parla della, del diritto del regno di Napoli i Borbone non è che cancellarono completamente quello che portò Napoleone ma addirittura lo fecero lo, arreditarono qualcosa migliorandolo sensibilmente avevano una visione no. Certo, quello mentre tu parlavi mi veniva in mente la, la figura, ecco, il Borbone e l'ambiguità, non lo so, loro, è tosta per me poter dire certe cose, ma è, bisogna dirle. La figura di Guglielmo Pepe, cioè, era uno della Repubblica napoletana nel 99, poi diventa, si può dire, un disobbediente, quindi carbonara nel, nel 20-21. E poi lo, lo ritroviamo nel 48. Nel 1948 che guida la spedizione eh, dei cioè, napoletani nella eh, prima guerra di Indiana. Questo è stato il grande cruccio che, me, che non si può negare ai Borbone. Cioè, nel 1799. Il 13 giugno doveva diventare una, una data fondamentale per la nascita della nuova nazione, una nazione fondata, fondata su, come hanno fatto i francesi, sui sanculotti, sul loro popolo. Se nasceva una, 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 nuova, una nuova nazione su, su basi più sociali nuove forse era meglio è l'amalgama, è quello e quell'altro. La costituzione, secondo te, loro perché diedero la costituzione per, per acquitare i carbonari per acquitare le lotte interne o perché ci credevano? No, beh, per acquitare le lotte interne. Questo eh, diciamo. Eh, eh, allora, se nel 1820. Fu comprensibile, però io qui dico un'altra cosa: per me rimane incomprensibile il fatto della concessione nel 1860, per esempio. Perché no, voglio dire, io ormai. Attenzione, nel 1860 non è che eh, era stata sospesa, non è che la concesse, la concesse Ferdinando II nel 48, che la fu riattivata. Eh, nel 48, 40... sì, comunque, insomma, tutte queste... è chiaro che tutte queste concessioni e poi revoche è chiaro che alienarono alla, alla... 48 Ferdinando allora Ferdinando ci credeva alla, così, cioè i poloni alla fine credevano alla, così, il problema è che Ferdinando ci provò ma dopo i moti del 15 maggio lui non, non, ha, non ha sospese subito si rese conto che la classe dirigente meri, eh, na, napolitana che cominciava a diventare meridionale che è quella che è oggi caro, caro Luciano a, a tutto a tutto, a, a tutto teneva tranne che all'amor patrio Attraverso la Costituzione loro cercavano solo di, di poter consolidare il loro potere, le loro ricchezze, e di aumentarle e basta. Perché poi, dopo un anno, dopo il 48, il Parlamento rimase in piedi, ma lo dovette sciogliere perché praticamente erano inconcludenti. Mm -hmm. Però non la cancellò, la sospesa. E purtroppo, eh, questa è la situazione di oggi, Car caro Luciano. Se vediamo negli ultimi due anni, con gli ultimi anni, come è stata fatta a pezzettini la Costituzione, le ultime due sentenze che sono state fatte per le vicende vaccini, sono clamorose. Per, mm. per i medici eh, è, è, è obbligatorio, per i militari no il vaccino, fammi capire. Beh, vabbè, questo il fatto della, di una nazione si basa sulla carta costituzionale, questo è un altro tema ancora, insomma. No, no, nel no, senso tutto. che in questa carta, in Italia sicuramente è soltanto è stata stracciata da, da chi? Dai padri fondatori, non da me, non mi interessa. Io sono... Io sono un tradizionalista, quindi non sono un anticostituzionale. Per, io credo nelle consuetudini, credo in, in, nel, nel tipo di. di, bah, di diciamo che, che per rimanere al 1820 lì sì, senso, fu data per, per, anche perché ormai i Carbonari erano arrivati a Napoli, insomma, c'erano proprio. Ma eh, Francesco I era, ci credeva tanto, eh. Eh, e poi lui ci credeva tanto, però certamente per la revoca e poi per come è andata a finire, come abbiamo già detto, contò moltissimo lo scenario internazionale perché la Santa Alleanza era al suo culmine proprio di, di potere, di forza. E, di, eh, e quindi non, non erano maturi i tempi neanche per, eh, per potersi opporre. E più o meno la stessa cosa che poi è accaduta, infatti, nel Regno di Sardegna all'epoca, eh, perché anche, anche in Piemonte ci furono. I modi la tutto con i carignano perché fino ai carignano il vetro di era estremamente eh, forse è quello più eh, non manco reazionario più cattolico quello più filiale eh, quello più papista forse poi cambiò tutto con con alcuni carignano eh. si, si girò tutto a 360 gradi certo a distanza di 200 anni quello che disse metternich Forse è vero, perché vedi in che condizioni oggi c'è l'Europa. Si trova oggi l'Europa. L'Europa ormai non esiste più. Forse Metternich aveva ragione. <ride> beh, cioè, beh, però, aspetta, poi andando avanti dice pure che non bisogna assolutamente innovare. Insomma. Eh... Eh, ma forse l'innovazione non era. Innovare che cosa ci ha portato? Ci ha portato a due guerre mondiali terribili, all'Olocausto. È un'Europa oggi che non esiste più. Non ha più voce in capitolo. E questa è la realtà. Puoi anche storcere il naso, ma è così, Luciano. Oggi, oggi abbiamo un'Europa un che vassalla. Va che non, ha più, non dice più nulla. Esegue degli ordini e basta. Beh, beh, questo è chiaro ah, che è cambiato rispetto al 1820, insomma. No, normale. ma quello è stato fa... l'Europa con l'Illuminismo e poi, ma soprattutto, è cominciata già dalla pace di Vestalia, eh? E là è stata la svolta. Infatti, bisognerebbe considerare questo, Luciano, quando si parla di reazionari, i reazionari, eh, l'ansier regime. Secondo me, l'ansier regime, e su questo concorda con me il professor Di Antonellis. bisogna considerare l'ansier regime il pre pace di Vestalia perché post pace di Vestalia nasce il dispotismo illuminato sul grande leviatano la di, di Thomas Hobbes, che è ancora attualissimo, perché fino a quando un parlamentare non ha il vincolo di mandato, vuol dire che lui non conta nulla, se il parlamentare non ha vincolo di mandato, vuol dire che sì, lui sì, conta può... nulla, sì, sì, sì. e quindi a quel punto c'è un grande leviatano la che, che comanda, ma stesso, stesso, noi siamo delle province di un impero, che, che è quello americano, ma pure lo stesso Presidente degli, eh, Presidente degli Stati Uniti alla fine deve stare a certi ordini che noi non conosciamo, perché sono degli ordini di potere che noi non... sono occulti. Ma qui vediamo ancora il dispotismo illuminato nel, in, in cui cambia la forma. Infatti ho fatto fare una riflessione a De Andonese che, che, che mi ha confortato. Ci ho pensato l'altra volta. Eh, dopo, il, con le, dopo la pace di Pestalia si si giurava al re, non più alla corona mentre invece prima della pace di Vestalia con le monarchie cattoliche, quindi con già quella della Spagna in perespa, si votava alla corona ed era subordinato ai parlamenti dell'epoca cioè il re era subordinato al diritto quindi la, quando si parla di un regime si fa un errore pensando al regime pre-Rivoluzione Francese ma bisogna fare pre- pace di Vestalia no, rispetto alle prerogative della monarchia, sì rispetto all'assetto feudale era, cambiata, era dispotismo illuminato che poi era illuminato che poi fecero grandissime cose sono d'accordo con te ma comunque non era più era già eh, era già Thomas Hobbes. Sì, beh, certo, non era più il, eh, il... comincia cominci a venire lo stato di diritto dove dove le norme le norme ehm, Soppiandono le consuetudini, no? Sì, e beh, queste sono, però insomma, entriamo in un altro, in un altro eh, ma guarda, tipo di regola. Di non è che entriamo in un altro, si lega tutto perché poi, dopo, poi con l'avvento della ci sono state le guerre coloniali, ci sono state la prima guerra mondiale, la seconda, i, i nazifascismi il comunismo, l'olocausto, e oggi l'Europa, ecco qua, l'Europa non, non conta nulla non ha nulla a livello geopolitico nulla nulla N non riesce a governare nulla non riesce a governare il fenomeno dell'immigrazione non riesce a governare la, il, il, le cose le politiche industriali la, sta diventando sta perdendo tutte le politiche industriali non riesce a governare la guerra che c'è in casa mm -hmm. non riesce a fare nulla non sto dicendo che cioè, chi ha ragione chi ci torto sicuramente cioè quando quando il presidente americano va direttamente in Polonia eh, non fermandosi più a Bruxelles o a Berlino perché ha deciso che il loro interlocutore è cambiato non è più la Germania ma è la Polonia cioè noi qui passivi non... nessuno batte un colpo capito quello che mi sconvolge Non stiamo parlando certo, vabbè. Allora, parlando allora per... facendo un raffronto nel 1820 la superpotenza era l'Austria adesso attualmente e... la superpotenza sono gli Stati Uniti ma infatti è, è questa e la ragione. Perché, perché siamo arrivati a questo? Perché, perché alla fine non si è voluto proseguire, eh, si è voluto abbandonare la, la teoria di Metternich. Sì, però guarda, poi ci sono delle cose che, le, che, che. Alcune dinamiche che sono le stesse. Adesso se lo trovo, ti leggo un altro passaggio dei Paralipomeni no? E quindi mi stai dicendo quello che dico io, stai confermando le mie tesi, le mie riflessioni. Eh, il fatto delle, de, che quando i, i che confronti delle superpotenze, eh, beh, adesso la superpotenza sono gli Stati Uniti, questo è... Eh, perché allora ci guarda, sono arrivati, Perché, per perché per l'Europa ha, le di ha deciso di, sui, sui, di eh, suicidarsi 220 anni fa con la rivoluzione eh. francese. Ti, ti leggo due passi di Leopardi, sempre di questo poemetto. Il primo... Per testimoniare del clima di entusiasmo di cui parlavo prima, che si creò eh, alla, nel, tra il 1820 e il 1821. Leopardi, chiaramente sempre con un tono satirico, scrive: Guerra a sonar canzoni e canzoncine. Che il popolo a cantar prendeva di letto. Guerra ripetere tutte le officine, ciascuna al modo suo, col proprio effetto, lampeggiavano per tutte le fucine lancioni, armi del capo, armi del petto. E sonore minacce in tutti i canti sudiano, e d'amor patrio ardori e vanti. Quindi Leopardi così descrive il regno delle Due Sicilie in, 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 in quei due anni. Poi, poi per eh, descrivere eh, il eh, l'intervento austriaco appunto facendo un raffronto abbiamo detto superpotenza l'Austria nel 1820-21 con la Santa Alleanza superpotenza chiaramente sono gli Stati Uniti oggi su cosa si basa poi la geopolitica internazionale sempre sia basata sulla politica dell'equilibrio dell'equilibrio tra, tra gli Stati allora eh, Leopardi per, eh, per spiegare per, eh, e anche per fare una satira dell'intervento austriaco in quegli anni scrive eh, il mondo inter con quanti egli rinserra devi pensare che somiglia a un bilancione in guisa dal che con diversi pesi fanno equilibrio insieme tutti i paesi quindi parla della politica dell'equilibrio or quando un animale diviene più grosso d'altrui roba o di sua che non soleva conviene subito al primo essere addosso dico a colui che la sua parte aggreva e tagliandoli i piedi, la coda far le bilance ritornare uguali. Cioè, que con queste parole Leopardi che cosa descrive? Descrive l'atteggiamento di una superpotenza che ha eh, in un determinato periodo storico il compito, o che si arroga il compito, di conservare l'equilibrio mondiale. E dove appunto, quando, quando c'è uno che, ehm, che con diversi paesi, pesi, fanno equilibrio no, o quando, quando c'è uno, un animale che diviene più grosso, eh, conviene subito al primo essere addosso. Cioè, bisogna intervenire per bloccarlo, per fare in modo che questo equilibrio non si, si spezzi. Questi sono i motivi per cui l'Austria intervenne eh, nel, 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 in Viole, in questo corpo di spedizione austriaco, ehm, nel 1821 nel Regno delle Due Sicilie. E sono pure i motivi per cui dice che gli Stati Uniti sono andati e cercano, insomma, è la stessa cosa più o meno. Al, eh no, di, là, la cosa. Ah, al di là delle posizioni ideologiche, qui stiamo parlando proprio. Adesso, io ho fatto non un raffronto di dinamiche di, di potere internazionali. No. No, no, non mi dare di posizioni ideologiche, io sto stando dicendo che il potere oggi, l'impero degli americani che, che eh, soccombe l'Europa, non nasce certamente adesso, nasce il dopoguerra. Sì. Sicuramente, però c'è da dire questo: non è soltanto l'Europa, la vedi pure nel, nello famoso scandalo di Catergate per far capire che um, soltanto un centro d'affari e centro commerciale, lobbisti che c'è. Cioè... Beh, sì, vabbè, vabbè. l'indipendenza dell'Europa diciamo che adesso è finita gli altri. Ormai è questa, è ma poi c'è un altro la che degli poi... altri che, che non si capisce perché. Nel 1819, ritrovata dall'Angelo Pellicciari, e poi lo ho ispirato a, a Elena eh, Bianchini-Braglia, che ha fatto un libro, ha fatto pure la trasmissione, non so se l'hai vista, esiste, nasce, viene scoperta nel 1819 l'istruzione permanente dell'alta vendita a Roma, nei carbonari romani, che sembra proprio l'Europa, l'Italia di oggi. Ma quello che, quello che non si capisce, come mai Pio VII scoprì... Fu, fu scoperta a Roma dalla Polizia segreta Romana, ma no, siccome c'erano delle famiglie importanti patriziate romane, Fio VII. Eh, non volle rendere pubbliche quest, eh, que, queste liste, questi nomi e mise, Ci mise un tappeto sopra Ferdinando. Giocava da più su più tavoli. Questo... <coughs> Alla fine l'Austria è quella che aveva più capito la situazione, che forse c'era poco da. Bisognava intervenire, cioè, bisognava comunque fare una, una politica diversa, non perché poi c'era pure la Russia, tra l'altro, poi la Santa Alleanza. Sì, però non dimentichiamo che dall'altra parte non c'era. La, la Francia ormai era, era sfasciata. L'Inghilterra perseguiva i suoi obiettivi imperialistici mercantili, per fatti suoi, e usava tutti. E il mostro fatto che tu mi hai detto di questa trasmissione devo dire che abbiamo fatto bene a farla perché ci inquadra tantissime cosette forse 1820-1821 io dico 1921 effettivamente bisognerebbe trattarlo con più con più attenzione sì bisognerebbe approfondire secondo me i legami tra le persone i legami sotterranei tra le persone questo che dici tu di Francesco I il legame con la massoneria non è che lo dico io è così la in figura... figura di Ferdinando. prego? non ho capito no, perché... non ho detto niente, ti eri bloccato ah e, appunto i legami tra le persone che ci furono in quel, in quel momento e perché si si presero alcune decisioni, insomma, beh, Francesco I certamente molto... anche Francesco I comunque correva con il padre, era molto legata alla mamma. La mamma era molto massonica. Ma c'era un, forte... un forte contrasto fra Ferdinando e Francesco I eh. e quindi insomma, appunto. Beh, comunque la storia non ha mai fine, chissà che un domani qualcuno ci metta mano anche a, ad approfondire questi aspetti, insomma. No, pure ci hanno approfondito, sto scoprendo delle cose sul 99 nell'ultimo periodo spaventosi. Sto scoprendo delle cose incredibili, non ci vogliono mai, ormai tutti quanti vogliono, ma pure noi adesso stiamo trattando molto le, le deportazioni civile e militare post 1860 come la tratta dei fanciulli che nessuno ci aveva messo mano, no? E la gente rimane a bocca aperta perché abbiamo ci siamo concentrati per anni su briganti, brigantini e brigantelli. Perché là tutti ci azzuppano il pane, in maniera devo dire anche molto opportunistica, senza nemmeno approfondare, approfondire bene quel fenomeno. Alla fine tutti se ne vanno con, la, eh, con, la, eh, con le teorie di morfese, niente di più e niente di meno. Ma sta, sta venendo fuori tutto piano piano. No, questo sarebbe veramente importante, questa cosa qui, quello del triennio. Io ci metto pure il 19, non solo il 21. E niente, Luciano, io ti ringrazio. Eh no, grazie è a te, stato... Claudio. No, oggi è il 10 marzo, quindi abbiamo, abbiamo ricordato questi tre giorni, che forse i tre giorni in sede la battaglia non era una battaglia fuoco e fiamme come nel 99, ma è stato, è stato più importante per... Spiegato il contorno, il, pe, il peri periodo di, di questi tre giorni, più che la battaglia stessa, sì. diciamo che possiamo anche dire che è conosciuta vita. o chiamata o definita prima battaglia del risorgimento. Anche questo, diciamo, viene sì, storicamente qua, tutti, è conosciuta tutti. Chi dice il 99 che dice: 'Qua tutto è buono per il risorgimento, tutto è buono per il risorgimento, Vabbè, risorgeremo tutti'. Cioè. Stiamo ancora aspettando che nasca questa nuova Italia e questa nuova Europa ormai. Va <ride> bene, è... grazie Claudio e alla prossima occasione, insomma, al prossimo incontro. Grazie.